30 marzo 2020, oggi è il 21esimo giorno di Io Resto a Casa. Questo è Good Morning Volleyball e la nostra graditissima ospite è Miriam Silla. Ciao. Col suo meraviglioso sorriso, sai che per me i Pasini vedere sorrisi come il tuo è sempre benaugurante. Quindi, caro Gianluca, con un bel riflesso sulla parte destra della tua faccia, ecco che è così meglio. Miriam, tutte le mattine noi partiamo e io chiedo a Gianluca se mi racconta qualcosa legato allo sport e al coronavirus. E oggi qualche notizia più o meno importante mi pare ci sia. Sì, è una notizia che interessa moltissimo anche Miriam, perché la televisione giapponese ieri ha dato l'annuncio, non è ancora ufficiale al 100%, però si va verso la conferma, grosso modo, delle date e l'Olimpiade del prossimo anno inizierà, dovrebbe iniziare, per essere più precisi, perché l'ufficialità verrà data ancora fra qualche tempo, il 23 luglio. Miriam ha dichiarato che fino a quando non sale sull'aereo per Tokyo non vuole. Bravissimo. Io l'avevo detto, quando mi faceva le domande, l'avevo detto, ho detto non si sa mai. Infatti, cioè, finché non sarò lì a Tokyo, non ci credo. Allora, partiamo dalle cose serie, visto che Miriam Ok. ci stimola, dal colore delle tue unghie. Dai, Piccolo. faccele vedere, sono bellissime, sono. Ho anche chiesto che colore è quello lì. È un Tiffany un po' più chiaro del dovuto, cioè del Quindi, solito. essendo in casa molto tempo in questi giorni, è tempo di fare anche un sacco di sperimentazioni. Sì, quello si può fare, sperimentare. Poi vabbè, adesso vediamo, eh. La voglia non è tanta, tanto sto a casa, quindi. Senti, noi ti conosciamo tutti per il tuo enorme voglia di muoversi, il tuo entusiasmo. E quindi restare chiuso in casa è particolarmente complicato? Un pochino, diciamo che mi invento un po' di tutto, cioè ci sono dei giorni che mi sveglio e decido che voglio imparare lo spagnolo, giorni in cui mi sveglio e divento una ballerina, giorni in cui mi sveglio e faccio yoga, che proprio, cioè io yoga e io, cioè due robe, però io tipo voglio imparare a fare le robe tipo le verticali, le robe difficili, cioè che non so neanche la base, non faccio, cioè. Anche a fare stretching sono quasi negata, quindi. Però Perdonami, così. e fai tutto da sola, autodidatta, oppure segui dei tutorial? Cosa No, com guardo i tutorial su YouTube, ma tipo salto tutte le parti, tipo la base, e vado subito alla cosa difficile. Ovviamente non mi viene, e quindi basta, smetto. Arrabbiata, ovviamente. Cioè, in più. In quanti siete in casa? Ah, in casa mia sono io. Solo tu, sei a Conegliano, cioè a Treviso in Sì, questo. siamo tutti insieme, questo sì, cioè siamo tutti qua ancora. Senti, velocissimo, una curiosità. Si sa che tu e Paola Egono siete molto amiche, però Sì. siete anche molto, molto, molto diverse. Quando Sì, siete vero. insieme, diventate più simili o siete amiche perché siete così diverse? Siamo amiche perché siamo così diverse, proprio gli opposti. E magari io sono un po' più esplosiva, cioè tipo se dovessi andare da lei adesso la mattina, io sono quella che fa caciara e lei è un po' più tranquilla, cioè il tempo che si sveglia Paola ci mette un po', è un po' più a rilento, io magari invece sono super attiva già dall'inizio e poi magari siamo più opposte su tante cose, magari io voglio fare le cose un po' più anche prima andare, fare, disfare, lei più da vabbè, dai, stiamo sul divano, leggiamo un libro, guardiamo una puntata di qualcosa, io invece musica palla, sto qua, magari mi muovo, ballo, cioè così. Certo. C'è un'altra cosa che mi ha colpito, una tua dichiarazione, dicevi io non perderò mai tempo a cambiare la testa agli altri, basta che non mi rompano le scatole. È un po' Sì, è così? vero. No, è vero, cioè, lì si parlava di razzismo, cioè, la mia frase è stata uscita così, nel senso che io rispetto, per carità, ognuno ha le sue idee perché non posso giudicare gli altri non conoscendoli, non conoscendo il loro vissuto, quindi non potrei, non sarò io sicuramente a star lì a spiegare e fargli cambiare idea.
posso soltanto essere da buon esempio e magari così posso cambiare idea, ma non sarò io sicura a fare da psicologa o che... Certo. Un altro tema caldissimo in questi giorni è che in un momento di grave crisi su tanti aspetti, lo sport qualche volta viene considerato una seconda priorità e quindi le preoccupazioni per i campionati che devono ricominciare, per il ritardo di alcuni tornei, viene considerato qualcosa di non vitale. Per noi che siamo tu ancora sportiva, io ex sportivo, in qualche modo lo condivido, ci sono altre priorità, però è vero che la nostra vita è fatta molto di sport. Tu se guardi avanti cosa ti immagini? Per esempio, quando pensi che tornerai in palestra ad allenarti con le tue amiche? Beh, adesso come adesso la vedo veramente difficile, perché la situazione si è dimostrata ancora più grave di quello che molti di noi pensavano. Cioè, all'inizio io non mi aspettavo una cosa del genere, forse magari in coscienza mia, però ora almeno io altri 2 mesetti, 1 mesetto e mezzo, così ci vedo. Quindi non lo so, non sto a pensare... Onestamente non sto a pensare a quando sarà, perché sennò non c'è, cioè, soffro troppo. Aspetto e ti manca molto l'attività fisica, tantissimo. Cioè, veramente tanto, me ne sono resa conto. Ma anche magari l'altro giorno pensavo, non arriverò mai più al punto in cui dicevo magari che pizza, ogni giorno mi devo allenare, che fatica, ho male qua, ho male là. Quando arriva quel momento non lo dirò più, dirò che bello. No, però mi manca tanto. Alla fine, cioè, oltre che essere, vabbè, il lavoro mio, cioè, proprio quello per cui vivo, cioè, mi sento viva. Io passo magari le giornate e mi manca quella parte dove mi sfogo, dove tiro fuori chi sono. E quindi un po' ci soffro, però... Se dovessi provare a descrivere fisicamente... come ti senti adesso, senza la possibilità di allenarti con quell'intensità che hai sempre avuto, cosa ci racconteresti? Beh, io sono... io quello che penso... Al presente, quando vai allo zoo e vedi il leone, che è lì, cioè il leone, un animale lì... mi sento così, come un animale in gabbia, cioè senza la possibilità di stare nel mio habitat naturale, di esprimermi e comportarmi normalmente come dovrei. E per quanto riguarda invece proprio le sensazioni fisiche, cioè a me capitava adesso più frequentemente che quando non posso sudare un po', quando non posso fare attività, mi si appesantisce un po' la testa. Per esempio il mio equilibrio si riduce un po' rispetto al solito, per questo è legato anche all'età però. Per quanto ti riguarda invece proprio personalmente, quali sono le parti del corpo che ti dicono sono chiuse in gabbia? Io le gambe, cioè, perché a me piace saltare, le gambe, non posso saltare così a caso qua, cioè mi farei solo male, e più che altro io quando passo anche tanto tempo ferma, cioè poi è come se il mio corpo perdesse, non so, energia, ritmo, energie, vitalità e tutto quanto. E il pensiero che poi quando bisogna ricominciare sarà un disastro, perché proprio mi addormento, è come se il mio corpo si... è meglio non fermarsi mai per me, diciamo. È vero, è vero. Ti capisco molto, ricordo che anch'io dopo delle piccole pause tornavo in palestra ed ero letteralmente incapace di prendere la palla, a differenza di quanto facevano alcuni miei compagni come Lorenzo Bernardi e Andrea Gardini, che dopo mezz'ora di allenamento erano perfettamente in forma. Io ci mettevo una settimana a colpire la palla in modo decente. Ascolta, andiamo a vedere un attimo le tue vittorie. A livello di nazionale, 2 argenti, campionato del mondo 2018 e World Grand Prix nel 2017, e un bronzo all'europeo giocato l'anno scorso. 1 scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppe e un campionato del mondo per club. È già tanta roba, vista la tua età. C'è qualche rimpianto o solo soddisfazione? Allora... io penso che nella vita di un atleta ci siano anche rimpianti, ed è normale che ci siano, perché se non ci sono c'è qualcosa che non va, non so. E ce ne sono parecchi, ad esempio quell'argento mondiale che poteva essere un oro ed è finito malamente, e mi ricordo bene anche come è finito. E questo è uno dei più grandi, però alla fine, ripensandoci tante volte... era difficile lì, cioè lì o la va o la spacca ed è andata male. Quello è uno. Un altro invece è la Champions contro Novara l'anno scorso, anche quell'altro dispiace,
Vabbè, poi ce ne sono tanti anche di partite normali, però queste sono le due che ancora mi bruciano. Poi ti posso dire che anche Rio 2016 ha lasciato un bel segno, infatti ho detto finché non arrivo alla prossima Olimpiade non voglio dire nulla. Quella però è stata la cosa che mi ha fatto aprire gli occhi, come per dire guarda che la strada è solo in salita, non è che c'è qualche scorciatoio, la discesa, così. E quindi questo. Sai che è sorprendente perché ora io conosco voi, le giovanissime ragazze, non molto a fondo, però mi è capitato più volte di sentire in molte di voi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Rio ancora un ricordo molto pesante, e non è legato solo ai risultati. No, ma perché lì è stato proprio, cioè noi la sognavi, eravamo più piccole di adesso, la sognavi, era il tuo sogno, però è arrivato come proprio una batosta, cioè come un... tu non te l'aspetti, ti arriva una sberla, è stato proprio così, cioè io sono rimasta male, io per un anno dopo piangevo soltanto, a sentire soltanto Olimpiade mi veniva proprio il magone, sono rimasta proprio male male, cioè è incredibile. Gianluca, se ti va di farti vedere innanzitutto, sei sempre un ospite graditissimo, e poi a te la parola. No, pensavo che fortuna. Io ho vissuto, essendo molto vecchio, ho vissuto varie fasi della pallavolo in cui l'Italia alle Olimpiadi non ci andava o era. E adesso sentire delle ragazze, io ricordo esattamente il giorno, è stato uno dei più bei ricordi della mia vita, non per come è finita, ma il giorno che è finita quel mondiale, è stata un'esperienza fantastica con queste ragazze, e pensare di vedere tante ragazze che piangono genuinamente, anch'io l'ho fatto, quindi non è che mi vergogno a dirlo, per una medaglia d'argento mondiale, cioè credo che sia una delle più grandi fortune che possa avere l'Italia in questo momento, ricordare di avere delle ragazze così che si lamentano, si rammaricano per un argento mondiale, cioè che c'è gente che pagherebbe per averlo sfiorato soltanto una volta. Credo che questo sia davvero una grande fortuna. Ricordo anche la grande delusione di Rio. Il girone era molto duro, la squadra era molto giovane, insomma c'era una serie di situazioni complicate. Credo che questo possa essere una. Poi adesso non ne parliamo perché Miriam è molto superstiziosa, vero? Abbastanza, no, però nel senso, parlavo tanto di quell'altra, guarda come è andata a finire, piuttosto sto zitta e così vediamo cosa succede. Ascolta, allora, l'idea si fa per parlare, ci mancherebbe altro, però in questi giorni alcuni atleti, magari un po' più avanti negli anni, dicono, bah, riuscire a tirare avanti un altro anno non sarà facilissimo. Paradossalmente a voi potrebbe farvi bene, potreste avere più tempo, migliorare, prego. Ci pensavo ieri che niente per caso, stai a vedere che forse quest'anno ci sarebbe mancato tanto così, quel tanto così ci viene data la possibilità di recuperarlo in un altro anno, cioè in un anno in più. Quindi fa ridere perché veramente ci stavo pensando ieri e ne parlavo con qualche mia amica così. Intanto recuperate Lucia Bosetti, che voglio dire potrebbe essere un grande aiuto. Verissimo, verissimo. Abbiamo, che dici? Abbiamo il tempo di recuperare le compagne di squadra che magari hanno avuto qualche problema quest'anno e tutto quanto e ripresentarci, cioè con la corazzata, cioè del mondiale con qualche anno in più di Hai esperienza. ragione, Non dico niente, hai però. ragione, hai ragione. Ascoltami, domanda così proprio veloce. Riscriveresti il libro in modo diverso? Tu hai scritto tutta la forza che ho ormai, cos'è, un anno e mezzo. Lo riscriveresti uguale? Cosa cambieresti? E sei felice di averlo scritto? Non cambierei niente perché è così che mi è venuto e la prima è sempre la cosa, cioè penso il meglio che potevo fare, che potessi fare. E sono molto felice perché mi ricordo la paura che avevo prima di farlo e il fatto che
la gente potesse pensare che magari io fossi un giocatore che, non so come dire, se la tirasse, non so, e volesse già scrivere un libro a 25 anni, non hai fatto niente nella vita, io lo ricordo, cioè, non sono niente, non sono nessuno, per carità, ma era soltanto condividere la mia esperienza di vita e magari dare uno spunto a chi era un po' più piccolo per qualche riferimento. Questo era il succo del libro, no? Dare un segnale o un insegnamento, non so. E quindi io sono contenta, mi è piaciuto soprattutto anche i messaggi che ho ricevuto dopo, e poi anche, cioè, mio padre era, cioè, orgoglioso, e per me c'è, cioè, medaglia migliore, nel senso, un padre che ti chiama facendoti complimenti per quello che hai detto e dicendo che comunque hai sottolineato un rapporto, cioè io penso di aver fatto capire quanto tengo alla mia famiglia e quanto la mia famiglia valga per me, e questa è una cosa che per me è impagabile. I nonni? I nonni stanno bene, li ho chiamati, li ho minacciati di stare a casa, di non uscire, di mettere il naso fuori, che ogni tanto il nonno dice, vado a fare la spesa, no. Parliamo di Maria, Maria e Paolo, i due nonni, sì, di Palermo. Sì, ci pensa la zia Maria Rita, che fa tutto lei, e almeno stanno al sicuro. Gianluca, dai che se volevo sapere com'era andata la sfida di ballo che hai lanciato l'altro giorno su Instagram, ti hanno risposto? Certo, mi hanno risposto, mi ha risposto Robin, che poi a sua volta ha nominato Asia, Asia a sua volta ha nominato Paola, ma secondo me si ferma qua perché Paola non lo fa. L'ha già detto il giorno che gli ho detto, dai, fallo. No, no, io non lo faccio. Ok, vedremo se riusciamo a convincerla, non so. Forse tu potresti riuscire a convincerla. Sì, potrei forse, vediamo, non so. Adesso è immersa nello studio. Un'ultima curiosità, ne ho parlato qualche giorno fa, non ricordo bene con chi. Voi siete una squadra costruita per vincere, finora avete vinto praticamente tutto, siete molto, molto forti, molto equilibrate. Qualche volta nel vedervi giocare ho avuto la sensazione che la preoccupazione principale sia guardare il vostro livello di gioco, e non sempre, come dire, concentrarsi sugli avversari. Per alcuni aspetti è molto bello, ma toglie un po' anche quella specie di fascino della sfida contro un avversario. Mi dici se è vero o se è una mia sensazione? Vero, È vero. cioè, da parte mia è nel senso che abbiamo sempre guardato più il nostro, nel senso, non importa chi c'è dall'altra parte, non per sminuire o per Certo. altro, però è sempre un qualcosa che parte da noi, cioè siamo noi in campo, e fare il nostro bene aiuta poi al risultato, credo. Quindi magari non che non guardi di là, cioè guardi, la sfida c'è sempre, per carità, però il nostro livello di gioco è importante, nel senso che per noi è fondamentale. Quindi non so se è una cosa bella o brutta, cioè io, però è vero. No, è la vostra situazione. Infatti, ripeto, voi siete veramente molto molto bravi a non farvi distrarre, a mantenere livelli molto molto alti, e che qualche volta è davvero proprio l'anima della sfida, l'idea di avere con l'altro avversario, con la faccia che è la sfida principale. Nel vostro caso invece non è sempre così, perché, ripeto, il vostro livello è decisamente alto. Gianluca, salutiamo Miriam sicuramente, prego torna con noi, un salutone a tutti. Grazie mille, grazie Miriam, del tuo Grazie a voi. Ce entusiasmo e della tua energia, e anche di esserti svegliato un po' prima del solito oggi per noi. l'ho Grazie tante. fatta! Non vorrei dirmi che Miriam, così energica, si sveglia tardi al mattino. Ma non Vabbè, perché si tu sei sveglia stata tardi, ma un'atleta, perché si esatto. addormenta tardi anche. Quindi, cioè, recupero ormai in questa quarantena, faccio un po'. Allora, grazie mille Miriam, un abbraccione forte forte, stai a Grazie casa. a voi. Grazie a voi. Speriamo di uscirne presto. Assolutamente. Un abbraccio Speriamo. anche a Gianluca Pasini. Noi vi Ciao a salutiamo. tutti. Alla prossima Ciao di a Good tutti. Morning Volleyball. Ciao. Ciao ciao! Ciao ciao.